Personalmente, per l'arpeggio, parlo per me ovviamente, si può usare la tecnica, io ho provato con cioè c'è pure chi riesce tranquillamente con l'unghia artificiale, però nel solista è difficoltosa l'unghia artificiale. Il plettro ha una struttura fisica che consente meglio di queste, molto meglio secondo me, perché la punta arrotondata non consente un'alternanza veloce come con la punta sottile. Ovviamente è una questione fisica, l'arco è inferiore rispetto a quella dell'unghia artificiale, che è arrotondata, è grossa, però chiaramente per quanto riguarda l'uso dell'arpeggio, io francamente dipende anche dalle corde. Le corde sono, a me sono parallele alla chitarra, in tutte le mie chitarre, anche le chitarre elettriche, perfino il basso, io le faccio tutte regolare così. Perché per me la pressione che esercito qui sulla sinistra deve essere praticamente identica a quella che esercito qua. Chiaro che la chitarra acustica, un minimo di angolo esiste, un minimo. Sono strumenti acustici, quindi ci può pure stare. Solo elettrica non esiste. Io tengo tutto uguale. Poi prescinde dalle corde. Sicuramente, se usate solo le mani per arpeggiare, si può fare. Dovreste avere unghie lunghe. Io non ho unghie lunghissime, sinceramente. Quindi preferisco quella che viene chiamata chicken picking, chicken perché ha la forma, guardate, del gallo, in realtà chicken è gallina, pollo, insomma, gallo, guardate, la cresta del gallo, questo è il motivo per cui si chiama chicken picking, dove io ho un buon attacco col plettro su base. Posso all'occorrenza scegliere se suonare tutto col plettro. Facile così alternare gli assoli. All'occorrenza, se mi serve l'arpeggio, l'aspetto fondamentale, il palm muting, questa è una cosa che ho imparato dal grande e compianto Eddie Van Halen, perché stoppare le corde perché ci consente di controllarle. Alcune le chiudo e altre si aprono. Solo le mani, per arpeggiare veloce, ci sono chitarristi che lo fanno, però secondo me il risultato migliore dell'arpeggio con le sue mani è migliore sulla chitarra classica che sull'acustica, per un motivo semplice, perché la chitarra acustica ha la tastiera più stretta rispetto alla chitarra classica. Non a caso la chitarra classica ha la tastiera più larga, perché è nata per le dita che devono mettersi in mezzo alle corde. Fa quello che vuole, non è che mi prendo veleno.